Le fonti Memeconomics, nuova puntata per una settimana che si racconta da sola quasi, sono pochi ma assolutamente importanti, diciamo così, gli argomenti che hanno tenuto banco questa settimana e che hanno scatenato coloro i quali realizzano i meme, quasi che sostanzialmente non abbiamo fatto nulla questa volta, abbiamo raccolto dal video per individuare quelli più interessanti. Dicevo, gli argomenti sono sostanzialmente tre o quattro: Fedez, la polemica che riguarda Fedez, poi abbiamo l'Inter che vince lo scudetto e l'assembramento che va a svilupparsi davanti a Piazza Duomo a Milano, e poi ancora abbiamo Biancaneve, la polemica sul finale di Biancaneve, e poi ovviamente qualcosa sui mercati, perché non dimentichiamocelo, attualità politica ma anche economia e finanza raccontate attraverso il linguaggio dei meme. Questo è Memeconomics. E allora, dove eravamo rimasti? Facciamo un passo indietro alla scorsa settimana, e cioè la polemica sul concerto del 1° maggio, la polemica che riguarda Fedez, che dice: la RAI ha provato a censurare il mio discorso, e la RAI ha detto no, assolutamente no, noi non abbiamo fatto nulla di tutto questo. Fedez risponde dicendo: allora faccio vedere la telefonata incriminata, aveva registrato tutto. In sostanza è andata così, ma per chi non avesse seguito la questione durante il weekend scorso, è andata così, e vediamo il primo meme. Sostanzialmente chi non ha visto, magari chi ha fatto altro, chi è andato fuori, dato che adesso siamo tutti gialli o quasi, ecco, si trova nei panni dell'uomo ragno di Spider-Man, un po' sovrappeso, c'è da dire. Io che non ho seguito la vicenda e mi sono svegliato con Instagram, invaso da cosa? Dagli italiani che si prostano davanti a Fedez, perché in sostanza Fedez ha messo quasi tutti d'accordo per aver pubblicato la telefonata e per aver gridato al telefono contro i dirigenti RAI: non potete censurarmi, io dico quello che voglio, anzi io dico cose effettivamente realmente accadute, ho riportato concetti che sono stati realmente detti da politici italiani, non andiamo troppo nel dettaglio. E allora possiamo vederla anche in un altro modo, prendendo aiuto e chiedendo aiuto a Leonardo DiCaprio con il prossimo meme. La RAI come ha risposto a Fedez quando il cantante ha detto: la RAI sta provando a censurarmi? Ha risposto esattamente così, e cioè: RAI, è fortemente scorretto e privo di fondamento sostenere che la RAI abbia chiesto preventivamente i testi degli artisti pervenuti al tradizionale concertone del 1° maggio, per il semplice motivo che è falso, si tratta di una cosa che non è mai avvenuta. Fedez è proprio nei panni di Leo DiCaprio, che si beve il suo calice sicuro del fatto che sta per, diciamo così, fare il 48, cioè mostrare alla RAI che dichiara a sua volta il falso, perché effettivamente poi è andata che i dirigenti RAI, compresa la vice direttrice di RAI 3, abbiano provato in maniera anche piuttosto insistente a sconsigliare Fedez di non dire quello che voleva dire. Insomma, così è andata per la questione Fedez. E allora andiamo avanti col prossimo meme, perché come detto c'è anche un altro aspetto, perché i politici anche si sono lamentati per questo, per come Fedez si è espresso e per quello che Fedez ha detto sul palco, e cioè troppi politici hanno dichiarato che sono contrari al decreto Zan e si sono espressi in maniera molto molto negativa nei confronti degli omosessuali in generale. Politici che nominano dirigenti RAI in base a quote partitiche, che accusano i politici, anzi politici che accusano i dirigenti RAI di non essere indipendenti dalla politica. È un cane che si morde la coda: da una parte i politici che nominano i dirigenti RAI sulla base di chi sta a destra e chi sta a sinistra, poi però ecco che i politici accusano a loro volta i dirigenti RAI di non essere indipendenti dalla politica. Si è creata anche questo controsenso tra i politici coinvolti nella polemica e i politici non coinvolti che si lamentano, ma per un sistema che loro stesso hanno contribuito a creare. E questo è un meme di Will testata su Instagram, che è sicuramente molto efficace. Andiamo avanti, perché come detto gli argomenti sono tanti. Prima però serve questa chiusura: ogni anno in Italia un uomo sale su un palco con dei fogli in mano e riscrive la storia. Un anno fa Morgan, che dà la sua versione personale alla canzone portata a Sanremo con Bugo, attaccando chiaramente Bugo, e poi si domanda: dov'è Bugo? Che cosa succede? Dov'è Bugo? La stessa cosa poi ha fatto Fedez sul palco del concerto del 1° maggio. Dicevo, andiamo avanti perché i temi sono tanti. Inter campione d'Italia dopo 9
scudetti di fila della Juve. Conte, allenatore nerazzurro, finalmente dichiara: l'Inter ha fatto cadere il regno della Juve, che è un po' più distaccata anche, secondo molti analisti, esperti, tifosi, per una guida tecnica, quella di Andrea Pirlo, che ha contribuito non poco ad abbassare il livello della Juve. E allora ecco che Pastorizia Football Club si immagina Pirlo che dice: abbiamo nei panni di Bugs Bunny e con dietro falce e martello. Questo è un altro meme molto molto diffuso a livello internazionale, proprio utilizzato insomma in Italia, in America e non soltanto. Ancora andiamo avanti, perché l'Inter, poi gli interisti si sono riversati in Piazza Duomo. Peccato che le istituzioni non abbiano quantomeno neanche provato a dire: mi raccomando, cercate di essere responsabili, ci rendiamo conto che è un momento, anche perché poi Beppe Sala, sindaco di Milano, è tifoso dell'Inter, quindi poteva essere un messaggio importante. Non è arrivato anche dall'Inter messaggi molto timidi di richieste, richiamo la responsabilità. Beh, insomma, questo è quello che abbiamo visto in Piazza Duomo. E allora ci immaginiamo il barista e il ristoratore a cui viene detto, in zona bianca, in zona gialla, vietato bere il caffè al bancone. Poi ci sono i più maligni, o forse i più realisti, che dicevano: sì, ma guardate che là in mezzo ci sono anche i baristi, ci saranno anche i ristoratori, solo che allora andare lì va bene e vietato bere il caffè al bancone no. Ma è un discorso ovviamente abbastanza complesso, però è ovvio che davanti a questo meme è evidente che qualcosa non sia andato nel verso giusto, sia per quanto riguarda l'atteggiamento dei tifosi, ma anche per quanto riguarda le istituzioni, che è vero che potevano in qualche modo limitare, o meglio, sarebbe stato difficile limitare l'afflusso dei tifosi in Piazza Duomo, ma quantomeno un messaggio, quantomeno provarci. Questo è il nostro punto di vista. Andiamo avanti, perché ancora sull'Inter, timorosi per quanto riguarda il contagio di coronavirus si sono espressi in questo modo, come fa Peter Parker quando si infila gli occhiali, vede gli interisti davanti a Piazza Duomo, ma la verità è che tra poco la Lombardia tornerà in zona rossa, è quello che dicono alcuni virologi, peraltro, e si sono espressi così: vedrete tra 2 settimane quale sarà la situazione. Andiamo avanti, perché forse ce ne abbiamo ancora un altro. No, è un altro meme, ma legato al calcio. In 7 giorni, che cosa succede? Succede che José Mourinho, a proposito di Inter, è il nuovo allenatore della Roma, a sorpresa. Tutti i giornali quotidiani sportivi titolavano che a Roma sarebbe arrivato Sarri, ex allenatore della Juve e del Napoli. Invece no, con un colpo a sorpresa, la famiglia Frederick, proprietaria della Roma, annuncia José Mourinho. Ma si parla in questa settimana, nelle scorse settimane, anche dei nuovi rapporti, dei nuovi amori di Diletta Leotta. Ebbene, questo meme ci ricorda come in 7 giorni ci sia un personaggio che ha sia limonato la Leotta, ma è un'espressione che ha usato lei in un'intervista poi a Striscia la Notizia, e ha sia ufficializzato José Mourinho. Si tratta di Ryan Frederick, figlio di Dan Frederick, il proprietario della AS Roma. E allora c'è chi dice: caro Ryan, insegnaci la vita, perché meglio di così effettivamente è difficile riuscire a trovare qualcosa. Andiamo avanti, perché i temi, come detto, sono tanti. Apriamo una piccola parentesi in Gran Bretagna. Birra finita? Ebbene sì, in Gran Bretagna c'è una crisi di scorte. Troppa gente nei pub dopo il lockdown. Questa è una foto abbastanza significativa. Peraltro, se vedete, si beve la birra in calici di champagne. Quindi, come a dire, devono centellinarla in qualche modo i ragazzi inglesi in questa fotografia. Qui poi mettiamo fonte Corriere della Sera, ma in realtà lo dicono un po' tutti i media. Proseguiamo con il prossimo meme, e a proposito di andare fuori, perché noi possiamo farlo, ma possiamo farlo solamente all'aperto e con un coprifuoco e insomma pranzo e cena all'aperto. Dunque ci è venuto in mente Marinelli, l'attore, che nella parte del cattivo di, lo chiamavano Gigrobò, gli abbiamo sentito un po' di parole, e lui, c'è lui che dice: io solo una cosa voglio sapere, perché ci hanno messo 13 mesi ad accorgersi che è meglio mangiare fuori che dentro. Beh, siamo d'accordo con Marinelli, effettivamente, dato che per un anno ci hanno costretto a stare all'interno dentro le nostre case, ma anche comunque a prendere i mezzi pubblici, insomma, poi la scuola. È un discorso complesso, ce ne rendiamo conto, però questo meme ci ha fatto abbastanza sorridere. Andiamo avanti.
Per aprire l'altro tema della settimana, e cioè Disneyland, il bacio tra Biancaneve e il principe diventa un caso. Il San Francisco Chronicles ha realizzato un articolo, un approfondimento su Disneyland che ha proposto alcune attrazioni all'interno delle quali c'è anche realizzazione fisica del bacio tra il principe azzurro e Biancaneve. Non è consensuale, e allora in Italia ci si è concentrati su questo passaggio, che peraltro negli States non era neanche questo il punto dell'approfondimento. In Italia ci si è concentrati su questo aspetto, dicendo: ma avrà senso far vedere ai bambini un bacio che non è consensuale? Questo è il bacio del vero amore? Insomma, polemiche a non finire. Bisogna cambiare il finale della fiaba? È giusto che venga considerato come tale? Insomma, noi abbiamo provato a metterci nei panni di Biancaneve, e Biancaneve, secondo noi, non può che reagire così, come Messi, con il pugnetto che mostra nel suo storico e leggendario meme, in cui c'è Messi appunto che fa quel gesto. Ci immaginiamo Biancaneve che fa lo stesso gesto e dice: ma scusate, il principe azzurro mi ha salvato la vita, e chiamiamolo che magari è stato un bacio all'insegna dell'amore per la vita, però insomma forse si sta esagerando, come spesso accade in Italia. E allora, secondo noi, questa è la reazione migliore di Biancaneve. Ma ormai il sasso è stato tirato, e quindi chi realizza i meme, insomma, si è scatenato, e si sono scatenati i memer, non so se chiamarli così, ma comunque coloro i quali li realizzano e poi invadono il web con le loro fotografie. Ad esempio, questo è il prossimo, è questo, cioè si comincia a rivalutare un po' tutte le altre racconti della Disney. Ad esempio, Geppetto aveva i documenti in regola per l'adozione di Pinocchio? E non dimentichiamo altra osservazione, che Hansel e Gretel hanno bruciato viva una strega all'interno della storia. Però lì va bene così, è il bacio il problema, va bene. E allora guardiamo anche i prossimi meme, perché questo, ad esempio, l'ha condiviso un certo signore che si chiama Enrico Mentana. Anche lui l'ha presa sul divertente, con Berlusconi che allarga le braccia. Come sapete, insomma, il passato di Berlusconi e le notti di Arcore sono state particolari, e quindi, a proposito di baci non consensuali, c'è chi ha scherzato pubblicando questo meme. Ce n'è anche un altro, peraltro, che prova a modificare quel finale che, secondo alcuni, dovrebbe essere cambiato perché i tempi sono cambiati. Qui si va a Napoli, e il meme arriva da Napoli VHS: il bacio tra Biancaneve e il principe non è consensuale? Eccolo il finale alternativo: il principe che pulisce per terra, così non diventa più neanche, non è più neanche una fiaba, una favola è troppo maschilista, come qualcuno sostiene. O è Scete de Gage Fauliet in dialetto napoletano, e cioè: alzati per favore che devo rifare il letto. Quindi Biancaneve che se la dorme e il principe che fa le pulizie. Forse così saranno tutti contenti, chissà. Ma andiamo avanti, vediamo il prossimo meme, perché c'è qualcuno che dirà: ehi, ma i mercati non se ne parla oggi a Meme Economics? Lo facciamo attraverso questa fotografia, che ha fatto in qualche modo discutere, perché lo stato fisico, la condizione fisica di Will Smith effettivamente è cambiata. Nella parte, in quella in cui lui è più in forma, aveva 20-30 anni, adesso che ne ha 50, ha fatto proprio una foto dicendo: ragazzi, non sono più quello di una volta. E allora noi ci concentriamo sulle materie prime, perché questa settimana, anzi questo nell'ultimo mese di aprile, le materie prime sono state un po' le protagoniste di un rally importante, chi più chi meno. Il rame e il palladio, diciamo che se fossero il fisico di Will Smith sarebbero questo fisico, quello scolpito, perché il rame ha raggiunto i massimi degli ultimi 10 anni, il palladio ha raggiunto i massimi storici, oltre i $3,000 l'oncia. L'oro e l'argento un po' meno, non è che stiano scendendo e perdendo quota, e che il prezzo si stia abbassando, ma insomma sono bloccati, uno all'interno di una soglia sotto i $1,880 l'oncia, l'altro, l'argento in questo caso, è sotto i $27 l'oncia. Quindi abbiamo fatto questa piccola divisione sfruttando questa foto che ha fatto appunto il giro del web. Era l'ultimo meme che vi raccontiamo in questa edizione molto particolare di Meme Economics. Speriamo, come di consueto, di avervi strappato almeno un sorriso. L'appuntamento è per settimana prossima.